Buonasera a tutti amici, sono qui stasera perché siccome è successo quello che è successo in Giappone, molte persone mi hanno detto, ah, mo' arriva la nube radioattiva, e che casino, e come si fa? Allora mi hanno detto, quali sono gli oggetti quotidiani a cui dobbiamo stare attenti, radiazioni o radiazioni, quelli che arrivano al Giappone, quelli che non arrivano al Giappone? E io ho preso un contatore Geiger appositamente per fare un controllo per tutte le casalinghe, per tutte le persone un po' ansiose, che hanno paura delle cose giapponesi. Allora ho preso anche delle cose giapponesi. Per esempio, il tappetino di Hello Kitty. Questo viene dal Giappone, guardate. E questo è il contatore Geiger. Lo controlliamo. Ah! Sembrerebbe che il tappetino di Hello Kitty ha un po' di radioattività. Lo mettiamo tra quelli dubbi. Poi, l'orologio d'oro della Casio. Vediamo. L'orologio della Casio è passato indenne. La pendrive della Samsung a braccialetto, questa viene dalla Corea, però anche loro sono stati colpiti. Molto radioattiva. Poi, questo è il liquido per le unghie di Sephora. Perché? Perché mi direte? Perché Sephora li faceva fare in Giappone. Molto radioattivo, anzi, pericolosamente radioattivo. Mi segna un valore molto elevato. Shiseido, campione di crema della Shiseido, direttamente made in Japan. No, non è radioattivo. Chanel, dalla Francia, anche lì ci sono circa 50-60 centrali nucleari. Questo è radioattivo da morire, più di quelli del Giappone. Belkin, lo fanno in Olanda, siccome in Olanda si fanno le canne, probabilmente è la cosa più radioattiva della serata, la presa della Belkin. Poi dalla Cina, custodia farlocca rosa con brillantini per iPhone. Non c'ha radioattività, vabbè. Ecco qua, sempre dal Giappone, borsellino di Hello Kitty. Non è radioattivo, bene. Poi, fatto a mano in Italia, robaccia. Molto radioattivo, lo fanno a lunghezza questo. Mouse della Logitech. Niente. E poi, dulcis in fundo, le mie scarpe della Saucony, fatte in Giappone. Ammazza, queste sono proprio radioattive. Ma queste perché ci ho i piedi io dentro, mica per altro. Allora, cari amici, riepilogando, non c'è niente radioattivo.